E ci sono delle pagine di storia che sono ancora oggi purtroppo scomode, che non si possono raccontare, che devono essere taciute, secondo alcune persone. Io credo che il futuro, e vedo questi splendidi ragazzi, debba essere invece non deve essere l'utopia della memoria condivisa. Bisogna condividere e raccontare la storia in tutte le sue sfumature. Non può esistere una storia raccontata di colore rosso e una di colore nero. Deve essere la storia di tutti. In questo senso mi sono reso conto che la forza della poesia, del teatro, dell'evocazione è più forte, è più potente di qualsiasi conferenza, di qualsiasi libro, di qualsiasi testimonianza, e fa paura, fa ancora paura a qualcuno. Quindi io continuo su questa strada, pur essendo un artista libero comunque di poter raccontare quello che voglio sul palcoscenico, e continuerò negli anni a portare questa testimonianza, è la testimonianza di una storia fatta di piccole storie, di tanti piccoli tasselli, di un grande mosaico, perché la storia è fatta dai popoli, dalle piccole storie, dalle persone che la subiscono molte volte. Quindi il mio ricordo oggi, visto che il giorno del ricordo va non soltanto ai martiri delle foibe, a chi ha dovuto subire l'esodo, ma a tutte quelle persone che sono morte a causa dell'esodo. E sto parlando di tante madri che si sono impiccate agli olivi perché gli mancava la loro terra. Sto parlando di tanti vecchi che sono morti di crepacuore guardando dall'altra parte dell'Adriatico. Sto parlando di tanti uomini, di padri di famiglia che sono morti affogando il loro dispiacere, il loro dolore nell'alcol. Sto parlando di Marinella, una bambina di un anno, che muore di freddo nel campo profughi di Patriciano nell'anno 1956, nel pieno boom economico. E quindi a tutte queste persone che hanno subito in qualche modo gli effetti collaterali dell'esodo e di cui non esiste contabilità. Non sappiamo quanti sono, non sappiamo quanti sono morti a causa di questa sofferenza dopo le foibe, dopo l'esodo. E quindi a loro va il mio ricordo e il ringraziamento a tutti voi per essere qui. Grazie.